cocktail che esce da un inceneritore in termini sistematici, questo ecco, milioni di metri cubi, ovviamente non sono milioni di metri cubi di diossina, di metalli pesanti o di quant'altro, c'è tutto dentro, cioè dai gas serra alle sostanze, ai metalli pesanti, polveri e quant'altro. Ed è un contributo che ciascun inceneritore dà. Ce ne sono, c'è questo progetto di, praticamente non dico di farne uno per ogni provincia, ma quasi, fra un po', e quindi direi di avere questa visione d'insieme che mi sembra che manchi a chi in realtà li vuole proporre. E noi possiamo sapere che sicuramente ci saranno dei problemi in quella sottofetta di popolazione più debole, più fragile. Molto spesso si parla di tumore, ma ricordiamoci che il tumore è spesso un terzo, un quarto delle patologie che colpiscono la popolazione, e quindi ci sono altre patologie che possono essere immunologiche, possono essere endocrine o cardiovascolari, che sono correlate con quegli inquinanti, con gli stessi inquinanti che sono emessi quotidianamente da un inceneritore.